I grandi e i piccoli perché. Perché Hulk è verde? Gli Avengers, anche se sono nati nel 1963, sono i supereroi più amati del momento. Ognuno ha delle caratteristiche particolari che lo rendono inconfondibile. Ma ad esempio, sapete perché Hulk è verde? I grandi e i piccoli perché. Perché Hulk è verde? La gigantesca montagna di muscoli in cui si trasforma lo scienziato Bruce Banner tutte le volte che lo fanno arrabbiare è una creatura inventata dal celebre fumettista della Marvel Stan Lee. La sua storia assomiglia un po' a quella di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma a causare la sua trasformazione non è una pozione, bensì un esperimento con i raggi gamma sfuggito di mano. Quando nacque, in realtà Hulk era grigio e non piaceva molto ai lettori, tanto è vero che il fumetto venne bloccato dopo solo 6 numeri. A seconda di chi stampava i giornalini, inoltre, la tonalità della pelle del supereroe appariva grigio chiaro, grigio scuro o addirittura nera e non si riusciva mai a trovare la sfumatura giusta. Stan Lee decise allora di farlo diventare verde. In questo modo si risolsero tutti i problemi di stampa e il personaggio cominciò ad apparire come ospite in altri fumetti, per poi entrare ufficialmente negli Avengers, i Vendicatori, ed avere finalmente successo. Nella storia originale, l'incredibile Hulk rimane l'unico superstite di una guerra nucleare che annienta tutti gli abitanti della Terra. Dopo essere rimasto da solo per 200 anni, viene ucciso da dei terribili scarafaggi, ma grazie ai suoi poteri riesce a resuscitare. Oggi hai imparato perché Hulk è verde.